Adesso la parola al deputato Claudio Fava, prego. Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà. Presidente, c'è chi si ostina nel nostro paese a voler individuare le mafie soltanto seguendo l'odore del napalm, siccome è da un po' che il napalm, il tritolo, non si usa più, questo odore manca e si pensa che le mafie si siano lasciate addomesticare. Questa relazione ha il pregio di ricordarci che va seguito soprattutto l'odore dei soldi, perché le mafie hanno come principale obiettivo, accanto alla propria impunità, riciclare, guadagnare, consolidarsi nel terreno dell'economia legale e illegale, avere una forza, una funzione, una legittimazione. Colleghi, per favore, è possibile abbassare il tono della voce? Grazie, molto gentili, grazie. E in questo le mafie hanno dato anche una lezione di straordinaria modernità, imparando a riciclarsi, a riciclare in terreni, in settori assolutamente impensabili. Un tempo c'erano case e giardini, ville e palazzi, adesso ci sono fondi sovrani, adesso ci sono aziende impegnate sulle energie alternative, si investe sulle opere di bene, figuriamoci se non si investe sul gioco lecito, illecito, d'azzardo. Sottolineo d'azzardo, perché l'azzardo è una componente culturale naturale per le mafie e ci sembra quindi un terreno fertile per l'investimento e il riciclaggio mafioso. Stiamo parlando, soltanto riferendoci ai giochi pubblici, quindi leciti, quelli gestiti d'azzardo ma gestiti dallo Stato, a un fatturato di 89 miliardi di euro. Per cui le mafie riciclano nel gioco d'azzardo anche con una straordinaria fantasia imprenditoriale e criminale, si ricicla utilizzando le sale bingo, utilizzando le scommesse nelle manifestazioni sportive, si ricicla persino acquistando i biglietti vincenti in una lotteria e utilizzando quella vincita per riciclare i denari. Un dossier di Libera ci parla di 49 clan che controllano in modo metodico, direi quasi militare, il traffico lecito e illecito che passa attraverso il gioco d'azzardo in tutta Italia, per far capire il livello di determinazione e anche di pericolosità di queste mafie. Vorrei ricordare un episodio di qualche anno fa, quando un giovane cronista calabrese emigrato in Emilia-Romagna e che lavorava con un giornale non diciamo di primissima ribalta, la Gazzetta di Modena, si trovò a dover raccontare che cosa stava accadendo accanto al controllo delle slot machine nella provincia di Modena. I carabinieri ebbero la sorte e l'efficacia di intercettare una telefonata il giorno prima che lo ammazzassero, che è la ragione per cui Giovanni Tizian è ancora tra noi e quella banda si è trovata alla sbarra prima e condannata dopo. Questo è il gioco d'azzardo, questa è la capacità di intervento criminale delle mafie sul gioco d'azzardo. Rapidamente, rimandando alla lettura della relazione, ciò che questa relazione ci dice, cioè quanto questo nostro sistema sia complessivamente adeguato, ma come servano alcuni correttivi urgenti, necessari, utili, semplici, persino di buonsenso, che voglio qui rapidamente elencare, soprattutto su due settori di intervento. Da una parte abbiamo bisogno di requisiti più efficaci per la concessione delle licenze sui giochi pubblici. Requisiti più efficaci vuol dire che occorre ampliare il livello e la qualità dei reati ostativi, occorre evitare la differenza tra reati tentati e reati consumati, occorre evitare differenza dal punto di vista ostativo tra condanne e patteggiamenti, occorre considerare sul piano ostativo anche le condanne riportate all'estero e naturalmente occorre adeguare le sanzioni penali, che non è soltanto un'ansia di vendetta o di giustizialismo, è una questione di assoluta concretezza giudiziaria. Adeguare le sanzioni penali, prevedere una pena edittale più alta e più congrua anche al tipo di rischio e di minaccia rappresentata dall'intervento delle mafie nel gioco d'azzardo, serve a mettere in condizione gli operatori della giustizia, la polizia giudiziaria, ad utilizzare tutti gli strumenti, tra cui anche l'intercettazione ambientale, ad avere dei tempi di prescrizione un po' più lenti e lunghi, che permettano anche indagini che sono molto più complicate. Questa è la ragione, signora Presidente e signor Sottosegretario, per cui il Gruppo Sinistra Italiana appoggia con convinzione questa relazione e si augura ci sarà altrettanta sollecita attenzione nel portare a compimento le proposte che questa relazione contiene. Grazie.